Cari buongustai, bentrovati nella cucina di A Casa Tua. Oggi, direttamente dal paese dello Stoccafisso Deco, arriva un grande chef che rappresenta un ristorante molto molto famoso in quel di Cittanova. Scoprite di chi si tratta dopo la sigla. Bene, cari buongustai, eccoci. Allora, chi sarà lo chef che rappresenterà il ristorante Il Vecchio Mulino di Cittanova? Eccolo qua, Francesco Raco, benvenuto. Salve. Benvenuto a casa tua. Grazie. Ti trovi bene, Francesco? Come ti sembra l'ambiente? Bene, bello, accogliente, bello. Simpatico? Simpatico. Familiare? Va molto bene. Familiare. Va bene, va bene. Allora, direttamente da Cittanova, patria dello Stoccafisso Deco, denominazione comunale di origine, noi ci conosciamo grazie all'attentissima segnalazione da parte dell'assessore di Cittanova, che è Mimma Sorrenti, grande amica che abbiamo conosciuto quest'estate in occasione della carovana del gusto, perché Cittanova fa anche parte dei comuni del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Sì. Benissimo, quindi questa amicizia è nata a suon di Stoccafisso, però è chiaro che i nostri amici sono abituati ormai a vedere questo Stoccafisso cucinato in tutte le salse. Da voi è diciamo la pietanza centrale, il però atto principale, vero, principale. Sì. Poi magari mi dirai quali ricettine possiamo venire a trovare, perché è proprio l'emblema, no, che vi rappresenta, che rappresenta il paese di Cittanova, ma attorno allo stocco ruotano tantissime altre ricette. Sì. Legate alla dieta mediterranea. Tantissime. Tipo, oggi, cosa ci proporrai oggi? Oggi facciamo una mille foglie al profumo di mare. Profumo e sapore, perché? Profumo e sapore. Vedo tante cosine che abbiamo prontamente ordinato alla pescheria dell'ipermercato Due Mari dalle sorelle Benincasa. In particolare un abbraccio forte 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 a Gisella e anche a Lucia, insomma a tutto quanto lo staff, anche al fratello delle ragazze. Benissimo, allora ci siamo. Partiamo? Vai. Possiamo andare? Sì. Sento l'avventura del forno. Cosa sì, significa? Nel forno ci dobbiamo mettere la base di questo piatto. Ok. Facciamo frullare i calamari. Sì. Con il bianco d'uovo. Lo stendiamo nella placca e lo inforniamo. Va bene, allora inizia tu come sì. se fossi nella tua cucina, nella Va cucina bene. Di casa tua. Bene, bene, quindi calamari. Calamari. Che abbiamo eviscerato, pulito, ma ci hanno già pensato bene loro, no? Le ragazze in pescheria. Poi vi ricordo che oltre ai calamari e al reparto della pescheria abbiamo anche recuperato tutto ciò che è necessario per creare questa ricetta presso l'ortofrutta, il reparto ortofrutta dell'ipermercato, sapientemente gestito da Battista Muraca, dei fratelli Paola, Passion Fruit SRL, questo è proprio la loro ragione sociale. Trovate un grandissimo ingrosso, mi pare vicino San Biase, dove trovate tutta la frutta e la verdura locale e anche internazionale di primissima qualità. Ecco qua. Vieni qua, guarda Francesco. Mettiti qua a favore di telecamera così lo facciamo vedere. Ecco, bene. Senti, vedo della ricotta, come mai? Vai, vai. Questo piatto si può fare anche con l'aggiunta della ricotta. Se aggiungendo al pesce e la ricotta. Ah, perché ci sono alcuni clienti che gradiscono anche questo connubio. Sì, 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 e si sposa bene. Ah, ecco. Si sposa benissimo. Mi devi far assaggiare questa versione, perché questa qui era ottima, già provata, constatato questa che va benissimo. Vai tranquillo, anche se si è sporca fa nulla.
quindi vai a montare, tra virgolette, okay, gli albumi. Sì. Ci siamo. Con i calamari. Allora, questo... Guarda, ecco, bravissimo. Tu che sei uno chef sveglio, sveglio, però mi rendo conto che con i macchinari che non sono di tua abitudine. Ok. Hai bisogno di aprire nel frattempo le vongole? Mi vuoi dare indicazioni? Sì, dimmi, dai, come possiamo... ti posso aiutare. Dai, collaboriamo. Possiamo aprire sia le vongole? Sì, che le cozze. Che le cozze, sì. Come le apri tu di solito? Cosa ci metti? Olio, aglio. Olio e uno spicchio d'aglio. Vienna, lo spicchietto d'aglio, che ce l'abbiamo. Che mi sembra che è vicino ai pomodori. Bravo. Neanche se l'avessi messo io, guarda. Ecco, allora, me lo fai questo servizietto qui davanti? Sì. Questo lo mettiamo via. Eccoci. Dai, raccontami di questi piatti a base di stocco, ti prego, perché tra l'altro l'olio puoi utilizzare, sì, questo di statti. Va bene questo. Poi invece per caratterizzare andrai direttamente a scegliere uno dal trittico direttamente di carbone, dell'oleare a carbone, che tra l'altro è anche... fa parte del suo territorio, perché sì, a Laureana di Borrello si, sì, trovano tutte le cultivar. Quindi olio, fai una bella massaggiata, ma l'hai, sì, bagnata prima la carta, sì, forno? Sì. Ok. Ecco, mentre non ci perdiamo nulla dei tuoi passaggi, dai, dimmi come prepari, non so, gli antipasti a base di stocco da te. Guarda, noi lo facciamo con i funghi porcini. Ah, buono. Lo facciamo con i pomodorini, cioè alla ghiotta. Alla ghiotta, quindi quello classico con, sì, pomodorini, che cosa ci metti pomodorini, più? Pomodorini, olive, capperi. Olive nere o verdi? Olive nere. Capperi? Sì. Sale e olio proprio nero. La ricetta proprio classica, quella che si fa la anche a Sicilia. È una ricetta anche antica, sì. Antica. Allora, di chi è questo locale? Vogliamo salutare quella splendida fanciulla, sempre molto disponibile, accogliente. Generosa. Generosa? Cos'altro? Avrà un nome e un cognome? La devi presentare, no? Tu, eh? Io la so chiamiamo? Che inizia con la S. No, ancora no. Ancora non la, no? No, no, non la salutiamo? Chiama. La salutiamo per adesso, perché non è adesso allora disponibile subito. Allora salutiamo tutti. Salutiamo tutti, vai. Salutiamo tutti. Tutti. I proprietari, cioè... Come no? Quindi, del ristorante. Prima la donna, per cortesia, eh. Sono due. Ah, due donne. Allora, tre. Sono tre. Te l'hai rimangiata l'altra? Meno male. No, perché quando torni, altrimenti... Ecco qua. Salutiamo allora Simona, Megna, la sorella, Simona, Marisa, la mamma, Maria. Maria. E il fratello, Gigi. E Nino. Conduzione familiare, quindi. Sì, sì. Bene, chissà tra queste tre fanciulle chi verrà a fare un saluto e a rappresentare proprio la proprietà di questo ristorante, che ormai è in gestione da più di 7 anni. Sì. Ok. Allora, inforniamo il tutto. Mi prendo un attimino un coperchio. Il tempo, ok. Allora qui e adesso ne è che combiniamo? Dopo però, lo facciamo, dopo sì, lo sì, lo consumiamo dopo, non ti preoccupare. Perché la placca era abbastanza... Ok. Bene, cari buongustai, insomma, che ne pensate di questo piatto? Io devo dire... mi gusta molto, perché i frutti di mare sono eccezionali insieme a tanti prodotti ittici. Abbiamo crostacei, abbiamo molluschi, vongole veraci freschissime, insomma faremo sicuramente incetta con questo piatto di un bel po' di alimenti che fanno parte della piramide della dieta mediterranea. Quindi vi ricordo di consumare tantissimo pesce, tantissima frutta e ortaggi. Tu puoi andare avanti nel frattempo, sì, perché sì, la mia voce non impedisce alle tue mani di muoversi. Assolutamente.
metti adesso ti è arrivata all'improvviso una comanda, sono arrivate 40 persone. Yeah, subito. Hai visto? Vedi come gli sono illuminati gli occhi? Allora, quindi, dicevamo, porcini e stocco. Porcini e stocco. Non mi hai detto niente. Come si fa? Allora, niente, impariniamo lo stocco. Intanto taglio lo stocco a tocchettini. Sì. Con l'infarina. Lo passo nella padella con l'olio già caldo. Lo scaloppi? Sì, uh-huh. Con uno spicco d'aglio. Mm. E a metà cottura ci aggiungo i funghi porcini già trifolati. Con aglio e prezzemolo? Sì, un po' d'acqua. Buono! E dammi. No, fanno i capricci questi fornelli, ah. Hai capito? Così okay. È. Allora, le nostre vongole cozze si stanno aprendo, devi sfumare con qualcosa, no? Perché vogliamo sentire no, il... Ecco, no. Dici profumo di mare, quindi... Ok, qui cosa facciamo? Qui facciamo apriamo? I gamberetti, ok. Perché poi in questa io ti tolgo le cozze e metto le vongole. Bisogna pure ottimizzare le padelle qui, eh? Eh sì. Chiaro che sì. Ecco, sì. Senti, ma tu lo togli il germoglio dall'aglio? Sì, sì. Beh, ecco. Diciamolo, perché altrimenti poi qualcuno dice non ho digerito, non riesce ad imputare sì, a che cosa. Vedo invece anche un composto verde, una salsina verde molto colorata. Che cosa vediamo, sarà mai questa? Vediamo se si capisce dal profumo. Ah, tu mi tenti, mi sfidi. Piselli, come diceva Gas, Cenerentola. Come hai fatto a farli mantenere così verde brillante? Ce lo dici? Li ho sbollentati. Quanti minuti? Pochissimo. E questo minuti. È il segreto, di la verità. Minuti. E poi? Bravo. 2 minuti, li ho sbollentati, li ho raffreddati subito e li ho frullati. Capito qual è il segreto per mantenere vivo il pigmento? Anzi, addirittura ravvivarlo, quello iniziale. Sì, sì. Ecco, ci siamo. Direi che ci siamo. Adesso io posso tranquillamente riprendere la nostra ciotolina. Giusto, chef? Sì, dimmi, sì. Giusto, giustissimo. Ecco. Me ne vado di là, mi faccio tutto il mio... travaso. Che profumo! Scusami, ecco qua. Ecco qui. Adesso altro spicchio d'aglio, giusto? Sì, sì. Olio. Senti, dimmi i primi piatti invece, cavallo di battaglia, sempre a base di stocco. Ma i primi piatti i troccoli facciamo, che i troccoli. Vanno fortissimo. Mm. Troccoli con lo stocco, che è una pasta fresca, la facciamo noi. Non voglio sapere i passaggi, dimmi solo gli ingredienti, vai. Gli ingredienti, ma è come lo stocco alla iotta, pomodorini. Mm. E stocco, olio, sale, origano, prezzemolo, pepe nero e olive. E olive nere. E senti, basilico, prezzemolo, cosa prediligi tu con lo stocco? Prezzemolo. Prezzemolo. Prendiamo il nostro coperchio, ecco qua. E chi è che ti aiuta in cucina tra tutte queste tre donne? Perché immagino che almeno qualcuna di loro le mani ce le vuole pur mettere nella sua cucina. Simona di più. Simona, eh? Sì. Bella Simona. Chissà se riuscirà a liberarsi e venirci a trovare, perché tu vediamo. Starai con me non uno, non due, ma bensì tre giorni per parlare della cucina del ristorante Il Vecchio Mulino di Cittanova, un ristorante a conduzione familiare che sforna delle pietanze eccellenti a base sicuramente del prodotto principe, uno dei tre prodotti principe denominazione comunale di origine, insieme alla biondina di Cittanova, insieme al torrone ferro, ma diciamo che le altre due sono pietanze dolci, questa è una pietanza che dall'antipasto fino ai secondi piatti, insomma, sa veramente essere molto versatile, oltre che fa tanto tanto bene, perché vi ricordiamo che lo stocca fisso e vi invitiamo a consumarlo come proteina da inserire nella vostra dieta, perché addirittura un 100 grammi di stocca fisso equivalgono alle proprietà nutritive di quasi un chilo di pesce fresco, quindi insomma non cosa da poco.
Senti Francesco, ti posso togliere queste intanto? Sì, dai, queste... E queste invece sono delle scorzette di? Scorze di arancia. Di arancia. Sbollentate, sì. Tagliate a dadini. Sbollentate, tagliate a dadini. E questo va nella ricotta perché gli piace il contrasto. Il contrasto, bravo. Non a tutti piace. A me piace, è buonissimo. Sì, sì, no, so che appunto sta andando benissimo questa nuova versione, però per chi non gradisse l'abbinamento delle proteine della ricotta, insomma della ricotta del formaggio fresco insieme al pesce, la versione nasce senza ricotta, però l'aggiunta della ricotta, che è un altro prodotto, se vogliamo, anche del nostro territorio, è degli agrumi che caratterizzano appunto tutta la Calabria, soprattutto dall'autunno, insomma dal primo inverno fino alla primavera abbiamo la possibilità di avere arance, insomma anche clementine se vogliamo, e volendo bergamotti, pompelmo, mapo, lipo, insomma di tutto e di più, mandarini e quant'altro. Intanto non sono dei popcorn, sono delle vongole veraci, queste scoppietti che sentite, che ci piacciono di più, molto di più devo dire rispetto al mais che scoppietta. Guarda, ecco qui. Lì! Ah, quindi tu hai fatto una crepe praticamente! Sì. Come se fosse una crepe, la come consistenza se fosse una è quella! Fantastico, ragazzi! Senti, ma dimmi un po' l'amore per la cucina, visto che sei giovanissimo. L'amore... Oltre all'amore che provi per qualcuno, sì, che possiamo anche nominarla, salutarla. Per mia moglie, Caterina. Catari, qual è la vostra canzone? Qual è la canzone che vi ha unito? Un cantante, non so, un pezzo famoso, inglese, italiano, pop, dance, disco? Uno in particolare non c'è, sinceramente. Ti sta per arrivare qualcosa in testa, lo no. sento. Mi no. pare di sì, invece. Dicono che ti serve un bergamotto. Un bergamotto? Sì, mi sa che ti serve. Dai, ti sto dando il tempo di pensare, dimmi almeno il cantante, la cantante. Anni 60. Oh madonna, anni 60. Anni 60. Una canzone, vecchissima. Ecco, quale? Ma ora non ricordo... Fai mente locale, ti do la possibilità penso, di salvarti dai. Entro la fine di questo primo blocco, ce ne andiamo in pubblicità, facciamo così sperando che lui faccia mente locale perché la vedo veramente male. Meno male che la prendi per la gola tua moglie, perché io non te l'avrei mai perdonato questa cosa. A tra poco, Bentrovati cari buongustai, ci state prendendo gusto a questa mille foglie al profumo e sapore di mare, sapore di sale, ti è venuta in mente la canzone? Chi la canta almeno? Bonnie Taylor. Bonnie Taylor. Ah, ma quindi la nuova versione poi ti ha riportato indietro la versione degli anni 60. Sì. Che poi, pensandoci bene, mi sembra che era anni 80. Se non mi sbaglio. Appunto, perché anni 60 non c'era quel genere. Effettivamente il nostro disc jockey, nonché regista Luigi Grandinetti, ci corregge e acconsente, chiaramente sì. Allora, come procediamo intanto nel forno? Avevi messo delle olivette ad infornare, giusto? Sì. Le hai tolte? Sì. Che odore meraviglioso delle nostre olive della piana, di gioia. Di gioia tavola. Mm-hmm. Poi, adesso invece hai sbollentato? Ho sbollentato i pomodori. Tanto, non c'è Caterina, non c'è. Ho sbollentato i pomodori, li ho raffreddati subito, li ho pelati, li sto mettendo nel forno, vado ad asciugarli, la buccia. Ma quella serve giusto per decorazione. Bello, quindi pure a te piace creare quell'elemento di contrasto tra le diverse consistenze, l'occhio... ci piace. L'occhio fa la sua parte. Come no. Quindi puoi tirare via. Che posso fare nel frattempo? Questo io ho nominato. Possiamo Caterina, è andato in tilt. I gamberetti. Frulliamo i gamberetti. Io cosa posso fare? Io, visto che so che quello lo vuoi fare tu. Ti posso togliere, non so, che ci metti? Sì, possiamo fare a metà guscio questo, dai. E sgusciare sì, un po' di questo. Ok.
Mamma mia, queste donne. Senti, ma dov'è che l'hai trovata Caterina? Quanti anni fa? Non so, siete sposati da quanto tempo? Da ottobre. Oh, adesso? Oh, Madonna. Da ottobre. Quindi è un amore, ecco perché non ci capisci niente più quando te la nomino. Ma lei è anche di Cittanova? Sì, sì. A Cittanova ci sono proprio delle belle ragazze comunque. Complimenti, io l'ho vista, la tua moglie. Sì. Diciamo, molto molto carina. Ma in cucina, nella vostra cucina, chi realizza i piatti? Nella cucina di casa mia? Lei? Insieme. Ah, insieme? Oh, che cosa meravigliosa! E che cosa realizzate insieme? Gli impasti, i primi piatti? Primi piatti di più. Primi piatti, quindi il vostro amore passa attraverso la realizzazione dei primi piatti. In quei giorni liberi che ho, sì, perché lavorando in un ristorante. Immagino, anche perché, diciamo la verità, serve un piatto veloce perché poi il desiderio è quello di stare insieme e recuperare il tempo perso, giusto? Mandrillo, con quegli occhi lì. Senti, quante te ne devo fare di queste? Bastano. Bastano? Sì, facciamo... Tu vediti gli affari tuoi, che questi te li faccio io, allora, guarda un po' a questo. Allora io proseguo. Senti, ma Simona com'è in cucina? Ti fa correre? Abbastanza, dai. O corri da solo? No, quando c'è gente corro da solo. Ecco, bravo. Senti, dimmi qualche specialità. Allora abbiamo detto antipasto, quindi questa specialità di queste strisce, diciamo, di stocco, scaloppate e poi servite insieme a dei porcini trifolati. Sì. Poi mi hai detto come primo piatto dei troccoli, ci piacciono tanto per la loro consistenza, perché effettivamente poi con il pomodorino, insomma, con le olivette, è tutto un gusto particolare. Sì. Va bene così, che dici? Sì, basta, okay. Basta. Vai, tutto tuo. E poi invece come secondi piatti, io sto andando di là, non mi seguire, sai? No. Rimani, grazie. Come secondi piatti stiamo facendo da poco. Eh? E sta andando anche forte. Lo so, tutto va forte stocco, al vecchio mulino. Lo stocco con il bergamotto, il cartoccio. Bravo, bravo. Va proprio forte. No, allora questa ce la riserviamo per domani, dai. Bene. Intanto hai realizzato queste mille foglie con il coppa pasta, sì, giusto? Sì. Ripetiamo il procedimento. Devi accendere il gas? Sì. Abla, figliolo. Ecco qua. Allora, con albume di uovo. Albume e calamaro. Un pizzico di sale. Sì. E in forno. Ok. Con i pomodorini invece che cosa facciamo? Questi te li posso togliere? Questi sì, li possiamo... Non si ferma un attimo, veramente, eh? Mamma mia, corre, 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 figlio mio. Ah, è rimasto là? Sì, sto... Fantastico, fantastico. Sto facendo i pomodorini. Va bene, caro, fai pure. Senti, invece questo, questo sughetto che hanno rilasciato le vongole e le cozze... Lo dovremmo far bollire. Ok. Dobbiamo portare... E poi lo leggo. Se lo portiamo in ebollizione lo leggo con un po' di roux, cioè lo faccio addensare. Ok. Ecco. Ok. Roux. Roux. Roux, ok. E mentre le vongole e le cozze le lasciamo intere? Le vongole e le cozze le possiamo lasciare sì, intere. Grazie, sì, grazie, grazie, ci piace, perché è così che l'ho mangiato io quando sono venuta al vecchio mulino. Non mi cambiare la ricetta, ti prego, perché sì, sai che poi mi arrabbio, perché quello che prometto io a loro... deve coincidere con la realtà. Vede un passaggio in forno, un passaggio ancora in padella, sta mille foglie, spiegami. Sì, un attimino solo in padella. La padella bella calda, lo giriamo da un lato e dall'altro e lo possiamo comporre. Ok. Allora, lo facciamo qui? Sì, 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 grazie. Tu sei pronto? Sì, dai. Ok, iniziamo. Vienitene da questa parte. Hai scelto un piatto... Lo vuoi bianco? Dai, bianco. Bianco, bello. Benissimo, arriva, arriva. Stendi un po' il braccio lì. Ado io. No, io non gliela nomino più a sua moglie. Cioè, non si può, veramente. Questi li mettiamo di là? Sì. Ma com'è che mi è venuto all'orecchio che il tuo cantante preferito potrebbe essere anche Pupo?
Con quale canzone? Ma un po' tutte. Ah, vedi, sei romanticissimo allora, sei proprio romantico, un coccolone. Mi meraviglio come invece il tuo cantante preferito non sia Eros Ramazzotti, che è un classico degli chef innamorati come te. No. No? Va bene, hai rotto la media, ci sta, ci sta, ci sta. Come allora, andiamo avanti, chef? Allora, andiamo avanti. Un po' di farina. Allora, mi serve un contenitore così, piccolino. Un contenitore piccolino. Ti do un bel piattino fondo, una bella fondina al momento. Va bene lo stesso, va bene, sì? Va bene. Ok. Beh, cari buon gustai, intanto che la nostra millefoglie, che è una bella scoperta, guardate, quella che state facendo oggi, la millefoglie al sapore e al profumo di mare del vecchio mulino di Cittanova, sta prendendo forma insieme allo chef innamorato di sua moglie Caterina, rigorosamente, Francesco Racco. Racco, che è un cognome? Che provenienza ha sto cognome? Ma da Cittanova. Ah, da Cittanova, io è la prima volta in realtà che sento questo cognome dalle tue parti. E vi do qualche indicazione per mettervi in contatto con noi, per saperne di più sia sulla preparazione di questa ricetta che su tutte le altre che hanno visto un po' alternarsi i protagonisti di A Casa Tua. Bene. Andate sul nostro sito internet www.acasatua.tv, è lì che scoprirete tutte le ricette, consigli, avrete modo di sapere le dosi, insomma tutte le indicazioni che danno i nostri chef, oppure se avete anche qualche segnalazione da fare chiamate tranquillamente al numero 800 088 335 o redazione @casatua.tv per segnalarci magari qualche bel prodotto da conoscere, magari una vostra azienda che è nata da poco e che ha da promuovere appunto qualche prodotto legato all'agroalimentare calabrese. Noi sapete che ci teniamo tantissimo a valorizzare i nostri prodotti perché noi siamo quello che mangiamo, non finiremo mai di dirlo, lo stocco di Cittanova Deco è una tra le realtà del nostro territorio che cerchiamo di portare avanti in tutti i modi insieme alle altre Deco. Vi ricordo che esiste un sito internet che è www.calabriadeco.it, è lì che troverete le vere denominazioni Deco. Quindi approfitto ancora per salutare e abbracciare forte l'assessore di Cittanova Mimma Sorrenti, come Alan Sorrenti, un grande cantante che ha realizzato quella bella canzone che ci piace proprio tanto. Ok. Iniziamo. Cantava pure Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che ho bisogno di te, tu sei sempre mia anche se. Tu sei sempre mia anche se. Anche quando, non mi ricordo, sai com'è? Vado anche via? Quando vado via, sì. Vedi che platea che abbiamo preparata? Tu sei sempre mia anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Caterina, capito? Tu sei l'unica donna per me. Ma questa ispirazione per la buona cucina, dove nasce? Quando nasce? All'età di 13 anni. 13? 14 anni già iniziavo, cioè, a gambettare tra le padelle. Sì, sì. Ecco perché sei così bravo a creare tutte queste alchimie tra gli ingredienti. Mentre componi la nostra, immagino che i più bravi in cucina, i buon gustai, già si saranno accorti di quanto può essere buona questa millefoglie al profumo di mare. Vi voglio dare tutte le coordinate per partecipare al concorso Il Re Bergamotto a Casa Tua, caro chef. Tu che sei sempre impegnato tra un fornello e l'altro, sai che puoi concorrere anche tu con qualche tua ricetta al grande premio che si stanno contendendo già dalla scorsa edizione. In realtà l'ho avuto Enzo Celi, la creazione del maestro Orafo Gerardo Sacco. Quest'anno a chi andrà il primo premio, quindi la creazione del maestro Orafo Gerardo Sacco creata apposta con tema al bergamotto? E poi secondo premio, weekend al Grand Hotel della Villa, dove sarete coccolati con il massimo degli esperti in fatto di ristorazione e di ricettività. E vi ricordo che il gruppo Caminiti non solo si occupa appunto di ricezione turistica e di ristorazione, ma anche insieme al gruppo C&M producono intorno, anzi di più, di 150 prodotti trasformati al bergamotto. Le proprietà di questo agrume sono innumerevoli,
in una sola parola, è nutraceutico, quindi mangiarlo ci nutre e ci cura allo stesso tempo, abbassa i livelli di colesterolo nel sangue. Vi ricordiamo che in una dose di quasi 200 ml al giorno, questo sembra essere appunto la dose consigliata di assunzione giornaliera in tutta la giornata, chiaramente, e tante cose fa anche, tante cose, abbassa i livelli di colesterolo, i trigliceridi, controlla la pressione arteriosa, è un antibatterico, un antisettico, addirittura è studiato per combattere la psoriasi, quindi questa grave malattia che colpisce la pelle, è impiegato nella cura contro l'AIDS, addirittura delle nuove ricerche, sembra che da alcune nuove ricerche emerge che il bergamotto riesca anche a incidere notevolmente e a modificare addirittura la struttura del DNA, quindi parleremo, credo, approfonditamente di questa nuova scoperta. Diciamo, non è poi tanto nuova la scoperta quanto è nuova l'informazione che ne stiamo dando su come agisca proprio sul DNA. Questa è una notizia molto molto importante. Bene, concorrete con questa ricetta, andate su www.iprodottidelsud.it, scegliete quale prodotto dolce o salato stuzzica di più la vostra fantasia in cucina e realizzate la ricetta e inviate alla redazione @casatua.tv, oppure sul nostro sito internet c'è direttamente uno spazio riservato per voi, inserite foto e ricetta e inviatela. In bocca al lupo. In bocca al lupo, in bocca a me la mille foglie, caro chef. Ci siamo. Francesco Raco, bravissimo. Ricapitoliamo. Grazie. Velocemente come hai realizzato dall'inizio alla fine. Gli ingredienti? Sì, questo cozze, bel primo piatto. Vongole, pomodori, calamari, bianco d'uovo e piselli, una passata di piselli. Senti, i piselli, ecco, ritorniamo sui piselli, che è stato un passaggio che non abbiamo assolutamente visto. Li ho sbollentati? Li ho sbollentati 2 minuti. E li ho frullati? Li ho tirati subito fuori, li ho raffreddati sotto l'acqua fredda, frullati ed ecco qui. Ecco, volendo aggiungere le scorzette quindi d'arancia, fare l'altra versione, quella volendo anche unita ai formaggi. Sì. Qual è il passaggio che manca? Il passaggio è durante l'intermezzo? La preparazione, sì. Ok. Metto sia il pesce e sia la ricotta con l'arancia. Con l'arancia, bene, complimenti. Che si sposa veramente bene. Ma sì, beh, è un duetto che di solito cammina spesso nei dolci, ma che vediamo anche in tante pietanze. Io ti aspetto qui, anche domani. Nella mia cucina. Grazie. Visto che ormai sei stato praticamente bravissimo, grande protagonista di A Casa Tua, domani però ti prego porta con te mia moglie. Ecco qua. E chi? Ma tua moglie, sì, anche tua moglie puoi portare, ma stiamo parlando del vecchio mulino. Certo, voglio domani, Simona. Domani, Simona? Sì, Simona. Domani la porto. Va bene, ok. Domani. Ricordati che prima dobbiamo passare da Carrefour all'ipermercato Due Mari a fare la spesa. Allora, okay. Cari amici, so che avete gradito, tante cose buone da mangiare a tutti. Da domani ancora il vecchio mulino ci racconterà quali pietanze e caratteristiche vi aspettano a Cittanova. Ciao! We'll be right back.